Il progetto di Medio Oriente e dintorni è qualcosa che nel corso del tempo è cambiato veramente tanto. Sono partito più o meno 2 anni e mezzo fa, quasi 3, e con veramente niente a budget mio, che sono meno di uno studente, vado neanche all'università, quindi veramente budget zero. E piano piano ho accumulato sempre più roba, tanto che ho superato i 600 articoli sul sito. Ci sono più di 300 podcast in italiano, più di 400 articoli in inglese tutti tradotti, e poi ci sono anche più di 100 episodi, ma molti più di 100 episodi su YouTube. Tra l'altro, come ho già anticipato da, non so se in questo video o in un video precedente, è avviato anche il podcast in inglese, che è una scommessa, ma lo voglio fare assolutamente, così come appena prenderò un po' più di dimestichezza ci saranno anche i video in inglese, proprio perché ci tengo e perché quello che porto dal mio punto di vista non è tanto un wow, come sei figo, tu sì che sei l'esperto del Medio Oriente. A me questo non interessa, potete anche dire che sono un cane, non so niente, ci mancherebbe altro. A me quello che interessa è quello che io scopro, quello che io trovo in generale di bello, di affascinante, portarlo e provare a condividerlo con voi. La maggior parte delle cose che porto, e non è un mistero, le prendo addirittura da Wikipedia, cioè quella è la maggiore fonte. Le prendo da lì proprio perché, dal mio punto di vista, è la fonte più basic e più neutrale di tutte. Poi, devo dire, Wikipedia inglese è molto interessante, piena di bibliografia, e tanti libri poi che citavano li ho proprio acquistati. Quindi si può dire che da Wikipedia ho trovato anche tanti consigli letterari. Molti di questi li avete visti anche nella lista dei libri che ho acquistato proprio in questo dicembre. Fatto sta, appunto, non è un far vedere quanto sono bravo io, ma è un scoprire insieme sempre di più queste cose e magari sfruttando anche dei vostri suggerimenti. Uno dei libri più belli che ho letto mi è stato inviato gentilmente appunto da una lettrice del sito appassionata, che ringrazio ancora veramente infinite. Mi è stato consigliato ad esempio un libro che parla appunto il libro di Dede Corcuti in italiano, che non sapevo esistesse, e veramente grazie dal cuore. Mi ricordo soltanto il tuo nome, ovvero Tommaso, veramente grazie, perché l'ho ordinato già e deve arrivare. Vabbè, basta, basta comprare libri. Però ecco, il sito parla molto di libri perché penso siano comunque una ricchezza. Mio padre ha una biblioteca, non voglio entrare troppo nel dettaglio perché non ho capito adesso com'è la situazione, però ha avuto una biblioteca storica legata a costume, legata a cose di questo tipo, tra l'altro una biblioteca veramente grande. Quindi io sono da sempre appassionato ai libri, mi piacciono moltissimo e trovo che un libro può dare veramente una completezza di informazioni, di sentimenti, di tutto che è molto difficile che un altro media possa dare. Detto questo, sul sito non trovate solo libri, per carità, trovate anche tanta cultura generale. Quindi ho parlato ad esempio di tappeti, se non mi sbaglio, o parlerò di tappeti, ho parlato ad esempio di cibo, ho parlato di musica abbastanza. Ho parlato di sport, che anticamente era la colonna portante di Medio Oriente dintorni, ormai un po' abbandonata. Ho parlato di film, di serie, ho parlato di veramente un po' di tutto. La letteratura è soltanto, diciamo, una sorta di certificazione, ma non è soltanto quello. È veramente un universo, ed è un universo che va dal Marocco, per quanto mi riguarda, fino all'Indonesia, e a nord va fino alla Siberia e scende giù fino alla Tanzania. Senza poi contare tutte le varie influenze culturali che si sono avute, come ad esempio anche in Sud America, in Australia, in Corea, cose incredibili che tutte le volte io stesso mi sorprendo. E poi senza contare anche i meravigliosi popoli non musulmani che sono all'interno di questo mondo, come gli armeni, come ad esempio gli ebrei, come i cristiani, che ce ne sono, diciamo, in ogni variante, in ogni possibilità, diciamo, come i zoroastriani, come tutte queste popolazioni che rendono effettivamente il mondo un posto meraviglioso, e in particolare quell'area di mondo un posto che è veramente, veramente affascinante e che non si può smettere di amare. Ogni passo che uno fa trova qualcosa di ancora più interessante, qualcosa di ancora più sorprendente e appassionante. Quindi, wow! Detto questo, io appunto faccio esattamente questo, lo faccio con il sito, lo faccio con dei video, lo faccio con dei podcast, proprio perché è la mia immensa passione. Però, appunto, adesso non arriva la parte, però, oh, dovete dare dei soldi. No, però avrei bisogno in questo caso di dei consigli. Perché naturalmente io sto facendo tutto questo, lo sto facendo gratis, però
conto di trovare un lavoro per i fatti miei a breve, appunto, nel mondo dei coffee shop, magari anche in Olanda, che è il posto dove sogno di andare, inshallah, dovrei andare verso fine marzo, vediamo un attimo. Però naturalmente, se riuscissi a far rendere anche un minimo medio di rendite dintorni, sarebbe fantastico. E quindi non vi chiedo soldi, perché sarebbe stupido, vi chiedo consigli. Ditemi se c'è qualcosa che vi piace, che potrei fare, che pensate appunto che potreste essere interessati, perché appunto mi interessa, faccio due calcoli e mi faccio due pensieri. Ho già pensato a qualcosa per i libri, ho già pensato a qualcosa per la musica e sto pensando di fare delle magliette, ad esempio, però voglio appunto prima avere un vostro feedback. Detto questo, non voglio rubarvi altro tempo. Vi ricordo che il canale Telegram è il modo migliore per seguire Medio Oriente dintorni, perché ogni volta che faccio un articolo o un video esce, i podcast ancora no, per non ingolfare troppo. E niente, appunto, seguite lì, ma seguite anche la sua pagina Instagram, qui su YouTube e naturalmente Facebook, anche se, ripeto, Facebook non ve li farà proprio vedere, quindi è un po' una perdita di tempo, però tutto apprezzato. Vi ringrazio ancora, ancora buon anno, noi ci vediamo settimana prossima con i viaggi di Ibn Battuta e prima ancora con la live. Dovrebbe esserci, facciamo le corna.